Salve a tutti, oggi faremo il tutorial di questo paio d'orecchini. Precisamente sono due gocce Swarovski 18x13 incastonate a peiote, con questo motivo, con queste spirali, diciamo. Anche sulla parte retrostante è incastonato integralmente con dei piccoli picot. Sul davanti appunto è incastonato normalmente a peiote e sono montati su questi perni Swarovski anch'essi emerald come le gocce. Io vi lascio alla lista dei materiali e spero che il tutorial vi piaccia. Questi sono i materiali per la realizzazione degli orecchini. Ci serviranno un paio di perni Swarovski, questa è la colorazione emerald. Un paio di gocce, sempre colorazione emerald, questa è una 18x13. E per l'incastonatura a spirale ci serviranno due colori di 15-0 Rogail e due colori di Delica 11-0. Io utilizzerò tutti i colori Silver Lined, precisamente le Delica Silver Lined Crystal, Silver Lined Emerald, e le Rogail Silver Lined Green e Silver Lined Crystal. Come filo utilizzerò il KO. Servirà naturalmente un ago e un paio di anellini. Iniziamo subito con il tutorial. Inseriamo sul nostro ago 40 delica di base, mantenendo questa sequenza. 6 delica 11-0 della colorazione che vogliamo mantenere predominante e 2 delica 11-0 che vogliamo, della colorazione con cui vogliamo fare, diciamo, la spirale. Manteniamo questa sequenza per tutte le 40 deliche di base. Una volta inserite le nostre 40 deliche di base rispettando la nostra sequenza, portiamo tutto il nostro lavoro alla fine del filo e andiamo a chiudere a cerchio. Quindi reinseriamo l'ago in tutte le perline dal lato e dal senso opposto. Modo e andiamo a ripassare in tutte le perline del giro. Arrivati a questo punto, andiamo a fare un semplice nodo. In questo modo. Poi prendiamo entrambi i fili. E facciamo un altro nodo così da bloccarli insieme. Una volta creato il nodo, cerchiamo di mantenerlo il più vicino possibile alla lavorazione. Adesso siamo pronti per iniziare la nostra incastonatura a peiote. Allora, ci ritroviamo ad uscire da questa delica verde qui. Quindi, seguendo il disegno, inseriamo un'altra delica verde, saltiamo questa delica argentata, la prima che incontriamo, e ci andiamo ad infilare nella seconda delica argentata che incontriamo. Quindi, praticamente saltandone una. Tiriamo il filo. Il nostro primo passaggio a peiote l'abbiamo realizzato. Adesso, visto che dobbiamo creare, diciamo, una diagonale argentata tra il verde, andiamo ad inserire adesso una delica argentata. Saltiamo quella successiva verde e entriamo in quella successiva ancora. Tiriamo bene il filo e vediamo che abbiamo fatto già un passaggio della diagonale argentata. Ancora prendiamo una delica verde sul filo, sull'ago, cioè. Saltiamo la verde appena successiva e entriamo in quella verde successiva ancora. In questo modo. Continuiamo così fino alla fine del giro. Abbiamo terminato il primo giro a peiote, o meglio, prima di terminarlo dobbiamo fare l'ultimo passaggio che si chiama step up, che è quello che ci permette di andare a completare, di andare a realizzare un altro giro a peiote. Quindi inseriamo sul lago un'altra delica 11-0, ci andiamo ad infilare come al solito non nella successiva ma nella successiva ancora e inoltre ci andiamo ad infilare anche in quella superiore, quindi nella prima che abbiamo inserito a peiote di questo giro.
Vedete, in quella solita, quindi non nella successiva ma nella successiva ancora, e in quella che si trova appena sopra, così che ci troviamo subito pronti per realizzare il giro a peyote seguente. Eccoci qui, siamo pronti, quindi andiamo a realizzare un altro giro a peyote, quindi come ci richiede il disegno un'altra delica verde e stavolta un'altra delica argentata per finire la diagonale, vedete? Quindi un'altra delica argentata e così via per tutta la fine del giro. Abbiamo realizzato anche il terzo giro a peyote, appunto. Abbiamo visto come il lavoro si è incurvato ed è giusto che sia così. E adesso apprestiamoci a realizzare altri due giri di rocaille 15-0 sulla parte davanti. Quindi seguiamo sempre il disegno naturalmente. In questo modo, una rocaille verde, una rocaille argento. Fino a qui diciamo che l'incastonatura è uguale a un Rivoli Swarovski. Da questo passaggio in poi lo modificheremo per appunto l'incastonatura della goccia. Per appunto adattarlo a una goccia basterà solamente saltare un passaggio in una perlina. Cosa vuol dire? Andiamo a piegare subito il lavoro, proprio precisamente dove c'è un passaggio da questa parte. In teoria dovremmo inserire una rocaille per fare un giro a peyote normale. Invece noi andiamo semplicemente ad infilarci nella delica, non quella successiva, ma quella successiva ancora, come un normalissimo passaggio a peyote. L'unica differenza è che sul lago non c'è nessuna perlina. Stringiamo bene il lavoro e vediamo che le due delica si andranno ad accostare insieme senza nessuna delica intorno. E continuiamo normalmente con altri due giri di rocaille 15-0, ricordandosi poi che nel secondo giro appunto delle rocaille 15-0 dovremo nuovamente passare in queste due delica senza mettere all'interno delle due nessun tipo di perlina. Ok, abbiamo realizzato i due giri di rocaille 15-0, adesso possiamo andare ad infilare la nostra goccia nell'incastonatura. Ecco qui. Ecco la nostra goccia sul davanti e adesso andiamo a stringere il retro. Io già ho camminato con il filo fino ad uscire a una delica appunto sul retro e adesso non facciamo altro che fare gli stessi due giri sul retro delle rocaille 15-0 e questa volta lo stringimento appunto in punta lo faremo dopo il primo giro delle rocaille 15-0, quindi lo stringeremo sulle due rocaille 15-0 sulla punta. Ok, abbiamo realizzato anche i due giri di rocaille 15-0 sul retro e abbiamo stretto nel secondo giro queste due rocaille qui senza nessun passaggio. Adesso andiamo avanti con la realizzazione dei picot, quindi stiamo uscendo da questa rocaille 15-0 qui, andiamo ad inserire 3 rocaille 15-0 sul lago e ci andiamo ad inserire a peyote nella rocaille successiva. Ed ecco il nostro piccolo picot. Stiamo uscendo da questa rocaille qui, ci infiliamo nella rocaille successiva senza nessuna perlina sul lago, quindi sempre un passaggio a vuoto, lo chiameremo così, e andremo a stringere così che le due rocaille si avvicinino ulteriormente. Altre 3 rocaille sul lago e ci andiamo ad inserire a peyote nella perlina successiva. Tiriamo il filo ed ecco il nostro secondo picot. Andiamo a fare il passaggio a vuoto in questo modo e andiamo a realizzare i nostri altri picot. Continuiamo così per tutto il giro. Abbiamo realizzato tutti i nostri picot. Vediamo che questi due precisamente in corrispondenza della punta sono abbastanza vicine, infatti dopo lo andremo direttamente ad unire.
Sto uscendo con l'ago dalla rocaille del primo pico che abbiamo re realizzato più sporgente. Andiamo ad inserire altre tre rocaille sul lago e ci andiamo ad infilare nella perlina sporgente del pico successivo. In questo modo. Altre tre perline sul lago e ci andiamo ad infilare nuovamente nella perlina più sporgente del pico successivo. Non vi preoccupate se il lavoro in questo punto sottostante si bomba un po', perché poi successivamente lo andremo ad appiattire. Abbiamo inserito anche gli ultimi picot, abbiamo anche unito queste due punte di cui parlavamo prima. Dopo comunque tireremo bene il filo. Adesso sto uscendo dalla perlina più sporgente dell'ultimo picot inserito dell'ultimo giro. Inserisco adesso una rocaille 15-0 sul lago, argentata questa volta, e mi vado ad infilare nella rocaille più sporgente del picot successivo. In questo modo. E tiro bene il filo perché in questo passaggio andremo a stringere il tutto. Quindi ancora un'altra rocaille argentata sul lago, mi infilo nella rocaille più sporgente del picco successivo e tiro bene il filo. Vedrete come tutto si tenderà per il verso giusto. Eccoci qui, abbiamo completato il nostro modulino. Dietro ho fatto un altro giro a peyote con le rocaille 15-0 argentate. Sotto ho fatto altri 5 picot decorativi perché altrimenti mi sembrava un po' troppo spoglio. E sopra ci ho fatto un cappiolino con 7 rocaille, sempre 15-0. Il nostro modulo finito e andiamo a montarlo sui perni. Ecco qui i nostri orecchini montati. Mi dispiace per la luce, ma ormai è sera. E io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda non esitate a chiedere e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!